Bene, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per essere così numerosi e grazie a tutti quelli che contribuiscono all'organizzazione di questo festival e per l'accoglienza. Oggi siamo qui con Zainab Badawi, appunto, autrice di una storia africana dell'Africa, appunto per parlare anche di questo tema. Ora, il tema generale, il filo conduttore del festival quest'anno è la gratitudine. E credo che forse dovremmo iniziare capovolgendo un po' perché quando noi dall'Occidente, dall'Europa, spesso parliamo d'Africa, dovremmo forse percepire più un senso di ingratitudine verso l'Africa, soprattutto per averle negato anche una storia, non solo questo. Molto spesso, quando, soprattutto un po' negli anni passati, anche nel campo dell'antropologia, si parlava di popolazioni africane, venivano spesso definite con senza popoli, senza scrittura, senza Stato, cioè per quello che mancava, non per quello che avevano, no? Quindi era già una diminuzione, ma soprattutto c'è sempre stato proprio una quasi volontà di ignorare una storia africana per troppo tempo, rimanendo un po' per certi versi bloccati a quelle famose scritte sulle carte degli antichi romani, no? Che scrivevano molto onestamente ic sunt leones, come dire, vabbè, non sappiamo cosa c'è a parte i leoni, no? Ancora se voi vedete delle incisioni del 1500 in Europa su popolazioni africane con un piede solo, con il viso in mezzo al torace, esseri mostruosi, no? Quindi c'è sempre stato questo immaginario dell'Africa che poi è andato ancora perpetuandosi. Pensiamo anche all'immagine, del cuore di tenebra di Conrad, no? Di un'Africa che mette paura, selvaggia, che incute timore, anche se con grande raffinatezza, Conrad. Ecco, oggi è il momento forse, ecco, di essere, pagare un po' il debito di ingratitudine e restituire all'Africa quello che è dovuto. E il lavoro di Zainab Badawi va in questa direzione, ecco, provare a raccontare l'Africa, il passato anche dell'Africa, ecco, alla luce di dati, di informazioni di cui oggi siamo a conoscenza. Costruire una storia dell'Africa non è mai semplice, perché è un po' come ricostruire un mosaico a cui mancano sempre alcuni tasselli, non facili da trovare, testimonianze, alcuni sono perduti, alcune tradizioni orali, quindi è un lavoro anche di ricostruzione di scenari, di immaginari, ma che via via che affiniamo le conoscenze si riesce a fare. E più si va avanti nella scoperta del passato africano e più ci si accorge che tutt'altro che l'Africa è stata fuori dalla storia o senza una storia. L'Africa è sempre stata dentro la storia e che paradossalmente se noi, e nel libro Zainab ne parla molto, per esempio del Medioevo, l'Africa era strettamente connessa al mondo mediterraneo, Italia compresa. Io ricordo ancora a Timbuktu in Mali, circolano adesso delle copie del tubetti, collane fatte di tubetti di pasta di vetro che vengono ancora adesso chiamate Pietre di Venezia, Pierre de Venise, e venivano da Murano. E posso dirvi di aver visto io un manoscritto del 600, guardando la carta in filigrana c'era scritto Pordenonis, quindi da Pordenone arrivava della carta nel centro del mare. E quindi gli scambi ce n'erano tantissimi. E quindi ecco, il dialogo di oggi e il libro di Zainab è appunto un contributo in più per ricostruire questa storia in un modo visto dall'altra parte
e non solo dall'Occidente. Chiude dicendo, c'è un celebre proverbio africano che dice che se il leone potesse raccontare la storia della caccia sarebbe diversa, ma la racconta sempre il cacciatore. Ecco, oggi forse proviamo un po' a fare la parte del leone, ma nel senso del proverbio. Thank you very much indeed, Marco, for your warm words there of introduction and your insights from a long academic career, I know, teaching about the anthropology of Africa. And good afternoon to all of you. I'm very happy to be with you, and thank you for giving up part of your Friday afternoon to come along and attend this talk. Very good to see you all and to be in this beautiful theatre. I feel I ought to stand there and start singing some opera or something like that, just to do it justice. Yes, Marco, I mean, everything you say I echo, and I look forward to hearing which questions you want to ask me, but you're absolutely right that there has been a perception that there are those who make history and those who stand on the sidelines of history, and the Africans being the spectators whilst others made history. And you're right, this is a view I wanted to overturn. And I just wanted to say to everybody that today, if you are not African or of African descent, such as I am, then you are an African export, because everybody, even blonde-haired, blue-eyed people, cannot say that Africa is not their mother continent. The debate is settled. Africa is where the human story begins. It's where we all came out from. And therefore, one of the lines that I say in my introduction in my book is that since everyone is originally from Africa, this book is for everyone. Because don't you want to know about the development and the great civilizations of the continent of your origins? So this is the way I wanted to engage with everybody, to say that at a time when we focus so much on our divisions, let's look back to the distant past when we had this undivided past. Sorry, I don't speak Italian, just a few words. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Marco per le tue belle parole e per avere condiviso con noi le tue conoscenze e il tuo sapere che metti in pratica nella tua carriera accademica e il tuo insegnamento. Quindi grazie e buongiorno davvero a tutti, grazie per aver rinunciato a un pomeriggio al mare per essere venuti qui ad ascoltare questo incontro in questo teatro davvero meraviglioso, che mi farebbe venire voglia di mettermi a cantare qualche aria d'opera. Sì Marco, assolutamente mi trovi d'accordo e sono molto curiosa di sentire anche le tue domande più specifiche a riguardo di questo argomento, ma assolutamente la percezione che ci fosse qualcuno che facesse la storia e qualcuno invece che stesse ai margini della storia è una percezione che condivido assolutamente, e in questa rappresentazione gli africani erano gli spettatori e io ho voluto attraverso questo mio lavoro ribaltare questo punto di vista. Inoltre possiamo dire che oggi, se anche tutte le persone che sono qui oggi non sono africane o di origine africane, sono comunque un prodotto di esportazione dell'Africa, e questo include tutti, anche le persone con i capelli biondi e gli occhi azzurri, tutti nel modo più assoluto. Da questo punto di vista il dibattito è chiuso, l'Africa è il luogo in cui è iniziata la nostra storia, e quindi tutti noi discendiamo da lì. Di conseguenza, una appunto delle bugie, delle cose che si dicono, che io smentisco nel libro, e parto proprio da questo punto per dire che, visto che questa è una storia dell'Africa e che siamo tutti, arriviamo tutti dall'Africa, questo è un libro indirizzato a tutti, perché non voler scoprire le origini e le evoluzioni del luogo da cui tutti quanti proveniamo. E mi sembra un modo anche di coinvolgere i lettori in un momento in cui
la società tende a essere molto divisiva e trovare invece un punto comune da cui partire, guardando anche proprio al nostro passato. Beh, allora, intanto ecco, abbiamo già trovato un motivo per essere grati all'Africa, se siamo qui è perché i primi sapiens sono venuti via out of Africa, come dice, e ci siamo ritrovati qui. E, però ecco, volevo, forse una domanda interessante, perché, anche perché di origine viene dal Sudan. Per esempio qui, almeno in Italia, non so Saltore, quando noi studiamo l'antico Egitto e lo studiamo come grande civiltà illuminata, però non lo associamo all'Africa mentalmente. Noi lo leggiamo spesso la civiltà egiziana come una società mediterranea, quindi legata più al Mare Nostrum latino che non all'Africa, quando invece la storia dell'Egitto, e tu ne parli nel libro, affonda proprio le radici nell'Africa, cioè la civiltà egiziana nasce a sud, nasce appunto in queste grandi civiltà e poi arriva al Mediterraneo, quindi segue il costruito. Però ecco, anche qui l'immaginario ha fatto sì che l'Egitto non lo consideriamo, anzi spesso lo collochiamo nel Medio Oriente. So I think you're absolutely right, Marco, that when people consider ancient Egypt, they see it as separate from the rest of Africa. And of course, the part of Africa which has a coastline with the Mediterranean Sea has been exposed throughout the centuries to influences from Southern Europe as well as across the Mediterranean Sea to Western Asia. However, in my opinion, and the opinion of many, ancient Egypt is an African civilization. If you think about it, the heart of ancient Egypt's monuments are 1,000 kilometers away from the Mediterranean Sea. Luxor, the Valley of the Kings, the temple at Karnak, the religious capital of Thebes, which is near modern-day Luxor. These are very far away from the Mediterranean. Of course, the Great Pyramids of Giza and the Sphinx are nearer Cairo and therefore nearer the Mediterranean. But the heart, the beating heart of the ancient Egyptian civilization is much, much further south. And if you look at depictions throughout the centuries of the ancient Egyptian pharaohs, you know, ethnically, they will differ. Some would look, you know, more African, some might look a little bit more Mediterranean, but it is an African civilization. And I think the fact that a lot of people don't want to accept that really speaks to a certain prejudice, I think, that there's a sense that such a great civilization could not have emerged from Africa. And I also think we need to redefine what we think of as African. There isn't this stereotype of what an African looks like or how they should behave or what they do and so on. So, you know, it's a very, very varied, diverse continent, and we shouldn't just think that somebody who's African, you know, should be looking a certain way or have a certain history. I think one more thing is that another reason why ancient Egypt isn't seen as part of Africa is that the Arabs conquered Egypt in the early 640s, very, very early on. The first part of northern Africa that was conquered by the Arabs, and of course they brought their language and their religion as early as the first part of the 7th century, which means over the centuries, the Egyptians themselves assumed that Arab ideology and culture and language, which saw themselves as separate from the rest of Africa. So that also reinforced this view that their distant past was not really, you know, to do with Africa. So three reasons why. Sì, è assolutamente così. Quando pensiamo all'antico Egitto pensiamo a una civiltà separata dall'Africa. L'Africa appunto che guarda al Mediterraneo, e quindi la parte dell'Egitto che si affaccia sul Mediterraneo sicuramente ha subito forti influenze dall'Europa meridionale e attraverso sempre il Mediterraneo anche dall'Asia occidentale. Ma
la civiltà dell'Antico Egitto è assolutamente una civiltà africana, e se pensiamo in realtà al cuore pulsante, al luogo in cui davvero i grandi monumenti dell'Antico Egitto si trovano, questi sono a 1000 chilometri dal Mediterraneo. Se pensiamo a Luxor, a Karnak, alla città di Tebe, sono lontanissimo. Certo, le piramidi di Giza e la Sfinge sono al Cairo e quindi vicine al Mediterraneo, ma il vero cuore pulsante di questa civiltà si trova molto lontana. E se pensiamo anche alla rappresentazione, alla raffigurazione degli antichi egizi, in realtà in alcuni casi hanno delle fattezze più africane, in altri casi invece sono più vicini come aspetto fisico al Mediterraneo, ma è sostanzialmente una civiltà dell'Africa. Il fatto che non venga così facilmente accettata questa appartenenza dimostra, a mio avviso, un pregiudizio, appunto, come se una civiltà di questa entità e di questo splendore non potesse essere emersa dall'Africa. Ma dobbiamo in questo caso anche andare oltre allo stereotipo dell'Africa. L'Africa è un continente che contiene una diversità straordinaria e quindi non esiste un aspetto fisico, una storia specifica che caratterizzi in modo assoluto l'Africa e gli africani. E c'è una cosa da aggiungere che ha influito in questo senso: gli arabi hanno conquistato l'Egitto molto presto, dal 640 in avanti, la parte nordafricana, portando la lingua e la religione araba fin dal VII secolo, e questo ha fatto sì che nei secoli gli egiziani stessi si percepissero via via sempre più come assimilati alla lingua e alla cultura araba, e questo senz'altro ha contribuito a questo modo di pensare. Could I just say one very quick thing about Northern Sudan, which is where my family originate? I mean, I've lived in England since I was 2 years of age, very small child. But my family are originally from northern Sudan, going towards the border with Egypt. So ancient Sudan had a culture which was not dissimilar in many ways to the ancient Egyptians. And in my book, I focus on the chapter of ancient Sudan in the kingdom of Kush in the 8th century BCE, before Common Era, when the kings of Kush defeated Egypt and governed it for the best part of a century. And this was an amazing civilization. The ancient Kushites built 1,000 pyramids. There are 100 in Egypt. There are 1,000 in Sudan, smaller than the Egyptian ones. About 300 of them preserved their superstructure. They were an amazing civilization where women had an awful lot of power. The queens, the mother of the king, or the sister of a king, or the son, the mother of a king, or the wife of a king, could exercise power, you know, and almost rule side by side with the pharaoh, with the king. And they were also the superpower, really, not only in Africa, but also in Asia. They fought the very, very fierce Assyrian army, which was the big army in the ancient world at that time. And they were protectors of King Hezekiah of Judah, the princes of Byblos and Phoenicia in modern-day Lebanon. And it's a kingdom, a civilization about which people know very little. There are temples, yes. There are jewels, jewelry, and amazing things. So I think that reinforces the idea that ancient Egypt, ancient Sudan, these were African cultures. And Giacometti's marvelous bust of Isabel looks very much like Nefertiti. And I don't think you could say that Nefertiti looks very European. So. Devo aggiungere una cosa che riguarda il Sudan del Nord, o Sudan, da dove ha origine la mia famiglia. Io mi sono trasferita nel Regno Unito all'età di 2 anni, ma la mia famiglia viene dal Nord Sudan, quindi dalla parte che confina con l'Egitto. La civiltà del Sudan antico, a cui io dedico un capitolo nel mio libro, è una cultura molto simile a quella dell'antico Egitto. Racconto appunto nel libro del regno di Kush, che si è stabilito in quella regione nell'VIII secolo avanti Cristo. Il re
della civiltà Kush ha poi sconfitto gli egiziani e governato di fatto in Egitto per secoli. Questa civiltà Kush ha costruito gran parte in realtà del patrimonio delle piramidi, ce ne sono oggi in Sudan più di 1000, quando sono un centinaio in Egitto, sono più piccole di quelle egiziane, ma circa 300 di queste 1000 piramidi hanno ancora preservato la loro struttura originaria. Era una civiltà in cui le donne avevano un grandissimo potere, in cui la madre o la moglie di un re poteva di fatto governare a fianco del re, esercitando appunto un potere importante, ed erano una superpotenza di tutta la regione, non soltanto in Africa, ma allargandosi anche all'Asia, dove sconfissero l'esercito degli Assiri, che era allora una potenza della regione del vicino Oriente, ed è una civiltà, se ci pensiamo, di cui nessuno sa quasi niente, eppure erigevano templi, fabbricavano gioielli, e ancora una volta appunto ci troviamo di fronte all'idea di civiltà sconosciute che pure sono grandi civiltà africane. Mi viene in mente che il busto di Isabella fatto da Giacometti assomiglia moltissimo a Nefertiti, e di certo Nefertiti non aveva aspetti particolarmente o fattezze occidentali. Bene. Mi aggancio a due cose che hai detto. La prima, quando hai detto giustamente, ecco, quando parliamo di Africa stiamo parlando di un continente dove ci sono delle enormi differenze, no? Ecco, invece a me colpisce come, per esempio, in Italia, ma non solo, anche in Europa, per esempio, si possano organizzare mostre di arte africana. Cioè, nessuno penserebbe mai di fare una mostra di arte europea, no, senza distinguere epoche e correnti tra fiamminghi, raffaelliti o altre cose. Mentre invece sull'Africa, nel mettere tutto, fare una mostra di arte africana, è come dire, è tutto uguale e non c'è neanche una distinzione di epoca e di stile. È una cosa unica, quando sappiamo benissimo che ci sono delle differenze enormi su questo. Faccio anche l'altra domanda, così sono due in una. Prima, ecco, hai parlato, adesso anche adesso parlando di cui giustamente anche i legami con l'Asia, di cui spesso noi non parliamo. Allora qui tocchi anche un argomento che mi è caro, nel libro ne parli molto, che è, per esempio, parli del pellegrinaggio del re del Mali, di Mansa Musa, del 1324-25, che va al Cairo. Ecco, letto in una chiave più attuale, quell'operazione di andare alla Mecca, sì, per dimostrare essere un musulmano, ma lui perché va al Cairo? Il Cairo nel 1300 è New York, è la città più famosa del mondo, ma è soprattutto il terminale della Via della Seta che arriva dalla... E il re del Mali, andando a farsi riconoscere dal sultano Malik al-Nasir, mameluco del Cairo, praticamente prolunga la Via della Seta fino all'Africa occidentale, collegando all'Asia e alla Cina. E questo ce lo dimostrano poi, ne parla anche Zenab nel libro, i reperti asiatici che si trovano nel Mali. Ecco, quindi tutta un'immagine diversa di un'Africa isolata, tagliata fuori, ma in una rete globale vastissima, per cui dal Mali arrivavamo a Pechino. Ecco. I think, excuse me, the example of Mansa Musa, Marco, is a very, very good one that does dispel the myth that Africa wasn't integrated into the global economy or the trading network. So Mansa Musa was the most famous of the kings of the Mali Empire, which was established in 1235 by Sundiata Keita, his great uncle. Mansa Musa was born in 1280. He died in the 1330s. But as you say, in 1324, to 25, he embarked on a pilgrimage to Mecca because he was a Muslim. And he stopped on the way in Cairo to pay homage to the Mamluk Sultan of Egypt. And on his way back, he left Mali, his capital, in Niani, which is on the border between Guinea and Mali today. He went with 12,000 members of his household,
there were 60,000 porters carrying all their possessions and so on, 600 personal servants, and 100 camels carrying between 10 to 20 tons of gold, because the Mali Empire was a very, very wealthy empire. And remember, this was at a time when Europe was being literally plagued by the Black Death, the plague which just decimated European populations. And there was this king clad in silk and wearing, you know, gold jewelry and so on. And when he came back, when he went back to Mali from the pilgrimage in Mecca, he stopped again at Cairo, and he spent so much money and gave away so much gold that the price of gold plunged by 25%. It lost 25% of its value and did not, globally, and did not recover it to its previous value for another 10 years. Mansa Musa built an amazing empire which was made up of about 400 urban settlements. He built mosques which were designed by an Andalusian architect, which became great centers of learning. He bolstered the teaching at the great library of Timbuktu, which you and I have both seen, and it became a real magnet for, you know, people who wanted to learn science, the humanities, law, and there's a great African literature and body of knowledge written in Arabic, because obviously the Arabs were present for a very long time and many Africans could write in Arabic. So, you know, it was a great, great flourishing civilization to the point that in 1375, when a Catalan cartographer drew a map of the world, a very small one, there was Mansa Musa, one of the prime people, you know, featured wearing his golden crown and holding a golden staff. Such was his significance. So this idea that Africa was on the sidelines and was not integrated into the global economy is, I think, really, you know, rebutted by the story of Mansa Musa. And just very quickly to say that his great uncle, who was the founder of the Mali Empire in 1235, in 1236, the founder of the Mali Empire, Sundiata Keita, established something called the Mandi Charter. And that said, there must be liberty, dignity, and equality for all the citizens of my empire. Now, the Mandi people were also known as the Malinke, the Mandinka, the Mandingo. And later on in the transatlantic slave trade, they formed one of the main cohorts of enslaved Africans and were dehumanized and seen as almost subhuman. And yet the founder of the Mali Empire had established this oral charter saying liberty, dignity, and equality, which has echoes, hasn't it, of this 1789 French Revolution cry of fraternity, equality, and liberty. So I think the Mali Empire, which I know you've studied a great deal, is a very, very good illustration of what I set out to do in this book, which is to say Africa had a fine history before the arrival of the Europeans, and it has a history, traditions, beliefs that are worthy of study and respect, and we shouldn't just narrow our focus to seeing Africans as they are today, you know, just trying to scramble on boats to come to Europe and so on. Africa is much more than that. Sorry, there's a lot there. Little lecture. Allora, l'esempio che fai di Mansa Musa, Marco, è un esempio eccellente per distruggere proprio il mito che l'Africa non fosse integrata all'epoca nell'economia globale. Mansa Musa era il famoso re del Mali, nato nel 1280 e morto nel 1330, e che fra il 1324 e il 1325 fa appunto questo pellegrinaggio a cui facevi riferimento, essendo musulmano, un pellegrinaggio alla Mecca, e sulla via per la Mecca si ferma al Cairo per omaggiare il sultano. Aveva lasciato Mansa Musa il Mali con 12.000 membri dell'equipaggio, 60.000 portatori che portavano tutti i possedimenti, 600 assistenti personali e 100 cammelli che portavano ciascuno fra le 10 e le 20 tonnellate di oro. Il Mali era un paese, una regione ricchissima, un regno ricchissimo.
E tutto questo accadeva nel momento in cui in Europa infuriava la morte nera, la peste appunto che aveva decimato milioni di persone, e lui invece si presentava drappeggiato nei suoi abiti di seta. Ritornando in Mali si ferma di nuovo al Cairo, e al Cairo spende una tale quantità di denaro e di oro da far precipitare il valore globale dell'oro all'epoca del 25%, e ci vollero più di 10 anni perché il valore dell'oro ritrovasse il suo valore iniziale. Quindi Mansa Musa aveva questo impero assolutamente straordinario, ha costruito più di 400 insediamenti in Mali, moschee disegnate da un architetto andaluso, ha fondato la biblioteca di Timbuktu, che abbiamo entrambi frequentato, e che appunto ha dato vita, ha rappresentato una vera e propria calamita per tutti gli studiosi della regione che volessero approfondire le scienze e la letteratura. Esiste un corpo intero di letteratura in arabo, insomma una civiltà davvero impressionante, tanto che nel 1375, quando un cartografo catalano disegnò la mappa dell'area, mise in risalto la figura di Mansa Musa come personaggio assolutamente fondamentale e rappresentativo. Quindi quest'idea che l'Africa non fosse integrata nell'economia globale è assolutamente refutata dalla storia di Mansa Musa. Peraltro il suo prozio, il fondatore del Mali, aveva nel 1236 stabilito e creato quella che è nota come Carta Mandi o Malinki, insomma vari nomi, i cui principi recitano libertà, dignità e uguaglianza per tutti. Questo gruppo di persone appartiene a quelli che tempo dopo sono stati fra i più maltrattati protagonisti della tratta degli schiavi, che sono stati letteralmente deumanizzati, eppure il fondatore del loro popolo era quello che aveva creato e fondato questa carta in cui riecheggiano i principi posti in essere più avanti dalla rivoluzione francese. Quindi insomma la storia dell'impero del Mali illustra assolutamente quello che io tento di raccontare e dimostrare nel libro, e cioè che esiste una storia dell'Africa prima dell'Europa, esiste una storia, esistono delle credenze, delle culture, delle convinzioni che vanno assolutamente rispettate e che vanno anche dissociate da quello che noi vediamo della rappresentazione dell'Africa di oggi, purtroppo molto collegate a chi dall'Africa sta tentando di fuggire. Just one thing about Mansa Musa: if I were to ask any of you who was the richest person to have ever lived, you'd say, oh, Elon Musk, Bill Gates, but it was Mansa Musa is the richest individual to have ever lived in history. So he was worth, in today's figures, probably about $430 billion. Such was his wealth. Solo per darvi un'idea, se vi dovessi chiedere chi sia stato il personaggio più ricco della storia, probabilmente rispondereste Elon Musk, e invece è Mansa Musa, il cui patrimonio equivale, se vogliamo rapportarlo ai termini odierni, a $430 miliardi statunitensi. È la persona nella storia che è stata più ricca in assoluto. Billion dollars, you said, yeah. Yeah. Nemmeno Bezos ce la fa. Not even Bezos. E nel libro poi si parla anche di altri importanti regni, come quello del Congo, che tu aveva un ambasciatore a Lisbona nel 1500, quindi il re del Portogallo e il re del Congo si riconoscevano da pari. Questo per dire che c'erano dei rapporti diversi, si parla dell'impero della Ashanti. Ma poi adesso veniamo invece a un momento buio, ecco, dell'Africa, che è appunto già stato accennato, che è quello della tratta degli schiavi. E la tratta degli schiavi è stata una delle, forse, delle vergogne più grosse, ecco, dell'Occidente. Non che la schiavitù non ci fosse prima, anche in Africa c'era, però qui è stato proprio strappare dai loro case, dai loro villaggi, soprattutto giovani, donne e uomini, per essere deportati nelle Americhe. E è anche curioso pensare che l'inizio di tutto questo è il bisogno di zucchero in Europa, perché si stavano diffondendo
caffè, tè e anche il cacao, il cioccolato, e avevano bisogno di zucchero. La canna da zucchero c'era nei Caraibi, ma non c'erano più persone a coltivare perché li avevamo sterminati tutti, e quindi bisognava spostare persone, e inizia la tratta degli schiavi che poi andrà al di là dello zucchero. E questo ha causato, oltre a tutto il discorso morale, credo che è lucidante, anche un'emorragia demografica fortissima, una perdita delle generazioni più giovani, perché ovviamente venivano catturati gli individui più forti per il lavoro, per la riproduzione e questa cosa, e di cui ancora oggi, ecco, l'Africa soffre, adesso si è invertita la tendenza, però è stato un momento della storia in cui c'è stato un dramma demografico, oltre che morale, sociale, politico, etico. Yeah, I mean absolutely the impact of the transatlantic slave trade was very profound on Africa and the effects, especially Western Central Africa, and the effects are still being felt, as you say, today, because, you know, the whole economic and social structures and order of the continent was, you know, brutally uprooted, and the arrival of the Europeans in every sense had a very detrimental impact on the continent. So I think that, you know, when you look at the economics of Africa today, you can see how the slave economies, which were, you know, established by the Europeans, because after they no longer wanted enslaved Africans to go and work in the sugar plantations, the cotton plantations of the Americas and the Caribbean, they then wanted the resources of Africa, the natural resources, to fuel their industrial revolutions. And so they said, keep the labor in Africa, but let us exploit the resources. And as you say, the Congo was one of the most egregious examples of that. The rubber that grew on the trees that the Belgians and other Europeans wanted, because rubber was very, very important as a component for the industrial revolution. So even though the transatlantic slave trade stopped, it was succeeded by essentially slave labor inside Africa. And the people had been uprooted from their land. As you said, the strongest and the best had been taken abroad, so that disrupted their regular agricultural patterns and so on. So they had no alternative but to work for meager wages and sometimes practically for nothing, extracting the natural resources of Africa. And that essentially is the pattern still today, that most African countries produce raw exports, raw materials for export, which they sell relatively cheaply, and they have to import more expensive finished goods. So we know with oil, the big oil producers, Nigeria, Angola, will export lots of oil, but then they have to pay a great deal to import petrol. Nigeria used to be a massive producer of tomatoes. They still are one of the biggest producers in Africa of tomatoes, but they import much, much more of Italian puree from Italy, you know, tomato puree and tinned tomatoes from Italy. And that's been the story of Africa. Sell cheaply and you have to buy expensively. And this is something that was set down, you know, economically, as soon as the Europeans arrived. So the effects are felt today, but what I normally say is that the Europeans dealt Africa a bad hand economically, but we have to be honest that present-day African rulers have made a bad hand worse. Sì, l'impatto della tratta degli schiavi su tutta l'Africa, in particolare sull'Africa occidentale e centrale, è stato davvero dirompente, e sono effetti che si percepiscono ancora oggi e che restano profondamente, appunto, un'eredità profonda nel continente ancora oggi, avendo allora sovvertito completamente l'ordine sociale ed economico.
che vigeva allora. In generale l'arrivo degli europei ha avuto un impatto devastante e se guardiamo all'economia africana oggi vediamo che in un certo senso si rifà ancora all'economia della schiavitù, perché nel momento in cui è stata interrotta appunto la tratta degli schiavi e quindi le persone fisiche hanno smesso di essere spostate in Africa o ai Caraibi per andare a lavorare nelle piantagioni, questo movimento è stato sostituito dalla presa delle risorse, per cui da un certo punto in avanti l'Occidente ha detto all'Africa: tenetevi la forza lavoro e noi sfrutteremo le risorse del continente. Il Congo in questo senso è un esempio estremamente illustrante perché quello che è successo con la gomma, che è molto utile al Belgio e ad altri paesi europei che ne promuovevano l'estrazione perché necessaria per alimentare la rivoluzione industriale. Quindi anche se la tratta di fatto degli schiavi era stata interrotta, gli africani si sono ritrovati schiavi nel loro stesso continente. I paesi, come dicevi, scusate, gli uomini, come dicevi, più forti, più giovani, erano stati spostati altrove, sovvertendo quindi e distruggendo di fatto tutta la struttura del mondo agricolo, e di conseguenza gli africani rimasti non avevano altra scelta se non quella di piegarsi a lavorare per salari miseri per l'estrazione delle materie prime. E questo è uno schema che ritroviamo ancora nell'Africa di oggi, che si ritrova appunto a esportare a prezzi estremamente bassi materie prime preziose e nella necessità poi di importare prodotti finiti a costi invece altissimi. E il petrolio è un esempio assolutamente chiarissimo. La Nigeria, per esempio, è anche uno dei più grandi produttori di pomodori al mondo e invece è comunque costretta a importare dall'Italia i pelati e la passata di pomodoro. Questo schema del vendere a basso prezzo e comprare invece a caro prezzo è uno schema che è stato stabilito con l'arrivo degli europei e i cui effetti si vedono ancora oggi. Aggiungo solo un'ultima cosa: io dico sempre che effettivamente l'arrivo dell'Occidente ha fatto un pessimo servizio al continente africano. Va detto che i governatori, i capi di Stato e di governo che si sono succeduti nella storia più recente dell'Africa hanno probabilmente reso un servizio ancora peggiore al continente. And just may I add, Marco, that of course the transatlantic slave trade is something I looked at, but I also looked at the eastern slave trade, which is the Arabs and their partners from a much earlier stage, from the 7th, 8th century, were present in Africa and enslaved many Africans until the 19th century. 12.5 million Africans were enslaved during the transatlantic slave trade, 14 million in the so-called Arab slave trade, 10 million across the Indian Ocean to the Gulf, and the rest across the Red Sea or up through the continent to North Africa, where some of the Arab families, obviously North Africans, were, as I said, quite Arabized, because the Arabs conquered all of North Africa by 711. So a lot of enslaved people also went to the north of the continent. And I don't, you know, shirk from looking at that. As somebody who's Northern Sudanese, I have both African and Arab heritage, and my mother tongue is Arabic. So I feel that it's important to have a debate about the enslavement of Africans by the Arabs and their partners, just as it's important to talk about the transatlantic slave trade. I mean, there were differences which we don't have time to go into now, but I record them in my book. The Arabs preferred women whom they used as concubines, sex slaves essentially. The transatlantic slave trade preferred on men because they needed them for working on the plantations and so on. So there were fundamental differences. One interesting fact is if an Arab had a child with an enslaved African woman, that child would be born free, because they're such patriarchal societies. Who your father was is very important, and the mother would in effect be released to look after that child. In the transatlantic slave trade, if a white man had a child with an enslaved African woman, that child would be born a slave,
and often they were put to work on the plantations just as hard to work as hard as everybody else. C'è anche da dire che appunto la tratta degli schiavi transatlantica ha sicuramente svolto un ruolo fondamentale, ma esiste e occorre anche parlare della tratta degli schiavi diretta ad est, nella parte diciamo del Medio Oriente ad opera degli arabi, che è iniziata prima e che si è protratta fino al XIX secolo. Per darvi un'idea, sono 12 milioni e mezzo gli schiavi portati appunto nelle Americhe dalla tratta transatlantica e 14 milioni quelli invece diciamo risultanti dalla schiavitù imposta dal mondo arabo. Come dicevo appunto, già nel 711 gli arabi avevano conquistato la parte settentrionale dell'Africa ed esisteva quindi anche una tratta interna fra le popolazioni dell'Africa e quelle dell'Africa del Nord. Io in quanto sudanese del Nord sono di fatto di cultura sia africana che araba, all'arabo è la mia lingua madre, e credo che sia importante riportare al centro del dibattito il fatto che sia esistita anche una schiavitù ad opera del mondo arabo importante tanto quanto quella transatlantica. C'erano delle differenze nelle modalità, non possiamo ora entrare nei dettagli, ma in modo generale gli arabi preferivano le donne che prendevano come concubine o come schiave del sesso, mentre la tratta transatlantica preferiva gli uomini appunto per farli lavorare nelle piantagioni. Una cosa interessante è che se nasceva un figlio da una relazione con una schiava diciamo portata nel mondo arabo, questo figlio veniva affrancato, perché era una società talmente patriarcale che era importante lo stato civile del padre, mentre questo non succede nella tratta transatlantica. Se un uomo bianco aveva una relazione con una schiava e nasceva un figlio, questo figlio era mandato a lavorare nelle piantagioni e lavorava duramente quanto tutti gli altri. Bene. Stiamo a fase di chiusura. Ecco, una cosa che forse non è trapelata, ma forse va sottolineata, per esempio anche spiegare il fatto che la rivoluzione industriale europea del XVII secolo è stata possibile grazie al sfruttamento delle risorse dell'Africa, quindi al colonialismo e allo sfruttamento delle risorse dell'Africa. Quindi non è stata solo una rivoluzione europea, ma si è basato sfruttamento che, come ha detto Giuseppe Zainab, purtroppo continua adesso. Se prima era la gomma, l'oro e il rame, oggi è il litio, il cobalto che serve per fare le batterie delle auto elettriche. Prima è stato il coltan, Colombo Tantalium, facciamoci per i nostri smartphone, e sono anche d'accordo sul fatto che molte colpe ce l'hanno avute anche molti dirigenti politici africani che hanno lucrato su questo a scapito del popolo. Però per chiudere, ecco, forse la domanda che potremmo fare anche riallacciandoci al tema della gratitudine, visto che spesso si sente parlare di debito pubblico dell'Africa, forse se andiamo a mettere sulla bilancia le cose, l'Africa è a credito, siamo noi in debito con l'Africa. Grazie, assolutamente. Grazie. E anche un grazie a Sonia Polin per il prezioso lavoro di traduzione che ha fatto. Grazie a tutti. Thank you.